Ah, ma siete qui! Stavo provando i miei nuovi occhiali FPV. Per chi di voi non sa che cosa sono questi occhiali FPV, sono niente po' di meno che per questo qui. Che cos'è questo qua? È un mini drone. Ho comprato questo mini drone per provare questi occhiali. In realtà ero troppo curioso di poter volare con un drone con degli occhiali FPV. Perciò ho comprato questo. Sembra un giocattolino, non è vero? Ma in realtà vi assicuro che vi divertirà un sacco, perché lui può volare in maniera molto molto stabile ed è addirittura molto veloce, chiaramente per quanto sono le sue dimensioni. Ma la cosa bella è che voi potrete girare per tutta casa e uscire anche dal balcone, dalla finestra, e seguirlo semplicemente con questi. Vogliamo fare una prova? Vediamo. Ma prima di ogni cosa io voglio invitarvi a iscrivervi al mio canale Telegram, dove qua troverete tante tante offerte di Amazon. Mi raccomando, unitevi, troverete il link in descrizione. Ah, premetto che io l'ho utilizzato e ho già rotto una levetta, quindi ci ho messo una vite. Ma in realtà sì, è caduto il drone, ma prima era solo questa telecamera. Ma perché questa telecamera? Perché questa qui vorrei montarla sul drone. Infatti io vi faccio vedere cosa ho fatto. Praticamente l'ho smontato e vorrei applicarci questo qui sopra e praticamente fare una cosa del genere, metterlo così, attaccarlo e filmare con quello. Proviamo. Allora, l'idea mia era praticamente di prendere questa telecamera e di metterci una fascetta intorno, facciamo tipo una cosa del genere, tagliamo tipo una cosa del genere. Possiamo provare, andiamo, clicchiamo questo. Oh, si è andato a abbassare. A volare, sta volando adesso, magari ci sta pure riprendendo, vediamo, avviciniamoci, proviamo così, allora avviciniamoci con calma, sì. In realtà la telecamera che ho montato non ha registrato, quindi non vedremo niente. Oh, scusate, la prossima volta faremo meglio. Ma sì, che dire, tra una traffica e l'altra ho provato un po' a smontarlo e a poter saldare qualche cosa, magari di fare qualche modifica a questa mini telecamerina, non so se si vede, eccola qua. E che dire, io ho fatto un giretto così in scala, l'ho portato un po' in giro così. Però devo dire che all'esterno sicuramente vi divertirete, perché ha un lungo raggio, anche con il suo occhiale FPV potrete andare nei parchi e fare questi mini voli senza aver paura di fare male a qualcuno, perché comunque è molto leggero, se va addosso a qualcuno non succede niente.
niente, praticamente. Io vi lascio il link in descrizione per comprare questo mini drone FPV e la prossima volta magari faremo altri test, magari comprando un altro drone da utilizzare con questi occhialetti, così da poterci divertire molto di più. Quindi io come sempre vi invito a iscrivervi al canale, a accendere la campanellina che si trova qui sotto e mi raccomando seguitemi, rimanete sintonizzati e alla prossima, ciao!